No, potete usare questo. Sì, grazie, buonasera a tutti. Il titolo di questo panel, se non ricordo male, era Cosa è successo? Perché? Causa e responsabilità. Tra l'altro ci avete inviato ancora 3 settimane fa un vostro abstract, un vostro position paper sull'argomento che mi sono letto 3 volte perché è da moltissimi anni che mi occupo delle grandi problematiche della finanza. 30 anni fa mi sono associato a un'associazione di consumatori e da allora ho iniziato a seguire le banche, dal momento che problematiche ce ne sono tantissime. E io prendo spunto dal titolo di questo panel che c'era Cosa è successo? È successo che le banche sono secondo me, e non solo secondo me, la prova più evidente del fatto che la vecchia politica, la politica fino all'attuale legislatura, ha completamente fallito il suo ruolo, ha completamente fallito il suo ruolo, perché quello a cui assistiamo adesso e su cui la Commissione sta cercando di fare, diciamo, chiarezza, individuare le responsabilità, era noto, erano segreti di Pulcinella, si sapeva, non erano segreti di Stato a conoscenza solo di pochissime persone. E chi doveva vigilare, e non parlo solo della vigilanza intesa in senso tecnico, ma parlo della politica, non l'ha fatto. Ricordo a me stesso, l'Italia è una repubblica parlamentare, il Parlamento può fare qualsiasi cosa se lo decida, tranne cambiare la forma repubblicana e tornare alla monarchia. Quella è l'unica cosa che il Parlamento non può fare, che la Costituzione non ammette, ma per il resto il Parlamento è sovrano, potrebbe fare, può fare qualsiasi cosa. Non ha assolutamente saputo o voluto, e qua ognuno si faccia le sue riflessioni, controllare una deriva del sistema finanziario assolutamente deprecabile e assolutamente nota. Non facciamo gli ipocriti, assolutamente nota. Queste cose si sapevano, si facevano sotto banco, sotto traccia, sotto, chiamiamolo come vogliamolo, si sono sempre ammesse perché faceva un po' comodo a tanti, non a tutti, sicuramente non a tutti, ma a tanti. E la politica ha completamente fallito il suo ruolo. Ovviamente noi, intendo il movimento politico a cui appartengo, critica anche l'attuale legislatura con la riforma del BCC, con la riforma delle popolari, che secondo noi è ugualmente deprecabile. Ci è stato detto facciamo questa riforma perché le piccole banche non sono sufficientemente efficienti. Peccato però che le crisi, le grandi multe, le grandi truffe sono tutte a carico delle grandi banche. La crisi del 2008, che non devo certo spiegarvi io o ricordarvi io, è stata causata dalle grandi banche, le grandi truffe, Libor, eccetera, sono state fatte dalle grandi banche. Le banche nell'ultimo decennio, le grandi banche hanno pagato 300 miliardi di dollari in multe, in patteggiamenti, pur di evitare di arrivare alle cause. E qui in Italia, diciamo, nel nostro piccolo, comunque si è perseguito un sistema finanziario comunque che ha perso il contatto completamente con la realtà. Le banche sono diventate dei piazzatori, dei commessi, un sistema commerciale che ti piazza il prodotto finanziario, come diceva Baranes, ti fai il budget, devi piazzare tanti di questi, unito proprio a un merchandising totale perché ti vendono dalla televisione. I cellulari Samsung, il primo venditore di cellulari Samsung in Italia è la banca. Palestre, viaggi, diamanti, qualsiasi cosa. Il sistema bancario che dovrebbe servire l'economia reale è diventato anche in Italia troppo spostato sull'economia, sulla finanza speculativa, sulla finanza virtuale. E la politica non ha minimamente saputo controllare, modificare, correggere questa situazione. Una cosa su tutte, poi lascio spazio ai colleghi se faremo altri giri. Da anni si ripete, torniamo alla separazione tra banche d'affari e banche commerciali. Una delle cose più semplici che capisce anche un addetto ai lavori, quando gli spieghi
un tipo di banca fa solo da cassaforte, agisce in maniera prudentissima e quindi tu sai che se vuoi ti rivolgi a quella banca. Un altro tipo di banca invece legittimamente rischia, prova, va su prodotti più rischiosi che possono farti guadagnare di più ma possono anche farti perdere di più. Allora tu consumatore sai che esistono queste due banche e scegli tu in quale andare. Ecco, non si è mai voluto fare, nonostante da anni si dica sì, bisogna fare questa separazione, non si è mai voluto fare. Adesso, tra l'altro, notizia proprio delle ultime settimane, l'Unione Europea ha abortito proprio questa procedura che sarebbe dovuta partire dall'Unione Europea, da anni che ci pensano, adesso dicono no, probabilmente non lo faremo più. Quindi una politica che non ha saputo minimamente gestire questa situazione. Adesso questa commissione d'inchiesta, io dico la mia, molto semplicemente, è una carota elettorale. Siamo a 6 mesi, cioè è partita 6 mesi, presumibilmente 6 mesi prima delle elezioni, diamo questa carotina elettorale all'elettorato, facciamo vedere che stiamo facendo qualche cosa, qualcosina abbiamo scoperto, per il momento non così eclatante, ma insomma avete letto sui giornali delle difficoltà e della scarsa efficacia tra Consob e Banca d'Italia, però io credo che le vere responsabilità, ecco, su queste sono piuttosto pessimista. Grazie. Grazie.